Ciao a tutti, io sono Ale e benvenuti su Solo Cose Buone. Oggi voglio fare una cosa un po' diversa dal solito e assaggiare queste due qualità di pepe. Si tratta di entrambi i pepi di Sichuan, una qualità un po' diversa rispetto ai pepi ai quali siamo abituati. Di solito noi qua in Occidente utilizziamo il pepe nero, il pepe bianco e il pepe verde, a volte proprio raramente il pepe rosa, magari per dei tagli di carne prelibati. Il pepe di Sichuan invece è qualcosa di più proprio della cultura asiatica, soprattutto di quella cinese. Fa parte delle 5 spezie, un mix particolare di spezie utilizzata in Cina. L'ho acquistato per preparare l'olio cinese piccante, del quale forse avrete visto la ricetta, e vi lascio la ricetta qua sopra. Ma quando ho dovuto comprare il pepe di Sichuan non sapevo quale scegliere, perché ho trovato queste due varietà, quella rossa e quella verde. Non ho trovato informazioni riguardo quale sia la differenza di una rispetto all'altra, quale sia meglio usare a seconda di quale piatto, perciò le ho comprate entrambe e adesso le andrò ad assaggiare con voi. Come sempre qua sotto trovate qualche consiglio per gli acquisti con i prodotti dei quali parliamo. È giunto il momento, andiamo ad aprire quello rosso prima, tanto per me è assolutamente identico. Sentiamo che profumo ha. Particolarissimo. Mi arrivano dei profumi floreali, dolci, agrumati e sicuramente speziati. Questo è quello che ho trovato all'interno della confezione ed effettivamente è rosso. Ha davvero un profumo fresco. Forse è qualcosa che utilizzare sul pesce. Ora lo vado a chiudere, non vorrei che si mischino i profumi nella stanza. Andiamo a provare ad aprire quello verde. Fantastico, ha dei profumi eccezionali. Qua si sente di più il classico aroma di pepe che conosciamo, però tutto subito appena aperta ho sentito dello zenzero. Anche qui effettivamente, come c'era scritto sulla confezione, si tratta di un colore verde. Ha un profumo forse leggermente meno fresco e floreale rispetto a quello rosso, ma è comunque una spezia che probabilmente si adatta bene con piatti di pesce, non qualcosa di forte come il pepe nero che utilizziamo noi magari sulla carne. Anche questo è davvero fresco, probabilmente un po' meno fresco rispetto a quello rosso. Sì, è pazzesco, cioè... Ok, adesso è giunto il momento per me di assaggiarli. Ecco qua quello rosso, tra l'altro sembra quasi un fiore perché è aperto. Buona degustazione, spero non picchi troppo. Molto particolare, mi sta salendo questa freschezza nel naso. Ovviamente mangiandolo così senza accompagnarlo con niente si sente un po' l'amaro della spezia, ma non è particolarmente aggressivo. La piccantezza c'è, ma non esagerata, forse sta iniziando a salire adesso sulla lingua. Sicuramente qualcosa di molto intenso, ma perché l'ho fatto? Devo dire però buono. Devo assolutamente provarlo nelle ricette ed è un gusto particolare che vi consiglio. Ora posso provare con quello verde. Ecco, qua vediamo quello verde, che è molto scuro, però vi assicuro che poi... sulla luce naturale risulta verde. Buona degustazione. Questo lo sto mordendo dall'altro lato della bocca, così da non mischiare troppo gli aromi. Come per quello rosso può risultare un po' aggressivo, è sicuramente più piccante ed è percepibile, ovviamente non come dei peperoncini di Cayenne e neanche forse come il classico pepe nero, però un pochino pizzica. Il gusto è meno intenso, gli odori sprigionati sono meno forti, soprattutto nel naso. Mi viene da dire che quello verde potrebbe essere la stessa pianta, magari trattata in un modo diverso. Addirittura quello rosso potrebbe essere un po' più prelibato, un po' più ricercato e forse anche più costoso. Adesso non mi ricordo esattamente quanto li ho pagati, però quello rosso è più floreale, più particolare, davvero interessante. Quello verde è un po' più classico, è un gusto un po' più piatto che probabilmente può piacere a tutti. Ma intanto, se questo video vi sta piacendo, vi ricordo di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie. Inoltre sul sito web www.solocose9.it trovate tutto quello che riguarda il mondo di Solo Cose Buone. Inoltre sempre sullo stesso sito potete trovare una mini guida al gusto che è molto interessante
interessante perché va un po' a stimolare l'idea di come si dovrebbero assaggiare e percepire gli aromi. Basta iscriversi alla newsletter. Ebbene, grazie per avermi seguito fin qui, ci vediamo in un prossimo entusiasmante video. Ciao! We'll be right back.